Rita Dalla Chiesa ricorda l'amore per Fabrizio Frizzi. Rita Dalla Chiesa, ospite di Mara Venier, ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Frizzi, definito il vero grande amore della vita. Parole di affetto e stima non solo nei suoi riguardi ma soprattutto nei confronti di Carlotta Mantovan, dove nonostante la rivalità in amore, la conduttrice non le ha mai mancato di rispetto. Tra i tanti commenti ricevuti sui social, Rita è stata presa di mira alcuni haters, che hanno voluto ricordarle con cattiveria che Fabrizio, malgrado la sua scomparsa, ha una nuova famiglia. Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ma viene criticata sui social. Rita Dalla Chiesa, ricordando Fabrizio Frizzi, ha espresso solo parole di affetto e di stima verso quell'amore unico e indimenticabile. Il conduttore televisivo, scomparso tragicamente un anno fa, è stato il suo unico angelo che ancora oggi le sta accanto, proteggendola. Tali parole, ovviamente, sono finite nel mirino sui social, dove molti hanno criticato ferocemente la Dalla Chiesa con frasi del tipo: manca di rispetto a Carlotta e a Stella, lei fa parte del passato, la moglie è Carlotta. Rita Dalla Chiesa difende la vedova di Fabrizio Frizzi. Rita Dalla Chiesa, durante l'intervista fatta nel salotto di Mara Venier ieri pomeriggio, non ha potuto fare a meno di parlare del suo caro Fabrizio. Molti però non hanno capito e soprattutto rispettato i suoi sentimenti, attaccandola pesantemente sui social. Alcuni hater, infatti, hanno voluto sostenere Carlotta ricordando all'ex presentatrice di Forum di non essere più la moglie del defunto. Cogliendo l'occasione, Rita ha spiegato in che rapporti è attualmente con la Mantovani, affermando di essere amiche. Carlotta è stata la donna che è sempre stata più sicura dell'amore che aveva per Fabrizio, e che tuttora ha per Fabrizio. E io non sono mai stata gelosa di lei, anzi sono sempre stata felicissima per loro. Da quando Fabrizio non c'è più, vivo una vita diversa, qualcosa si è chiuso.